presso l'Università degli Studi di Bari. Ricordo che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 13,4 del regolamento interno è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo della Web TV per le parti della seduta che la Commissione intenda considerare pubbliche. Prego l'audito, che ha già dato il proprio assenso a tale forma di pubblicità, di rappresentare eventuali ragioni ostative anche nel corso della seduta. Do quindi la parola al dottor Costantino per il suo intervento. Grazie. Grazie Presidente, la ringrazio per questo invito e spero di poter offrire il mio umile contributo in ordine alla vicenda degli affidi in ambito familiare. Supponiamo di conoscere quale sia stata l'evoluzione del diritto di famiglia dalla codificazione napoleonica fino ai giorni nostri e supponiamo anche di avere compreso quali siano e come siano cambiate le condizioni della società, del lavoro, della comunicazione, dell'istruzione e del tempo libero nel medesimo arco di tempo. Tuttavia, mi preme sottolineare una premessa. Anche se fossimo sicuri di possedere tutte queste informazioni e di capire quale può essere la prospettiva di questa legge anche nel futuro, e mi riferisco alla legge sull'affido, difficilmente potremmo liberarci dall'idea e dalla reazione spontanea di giudicare. Con questo non voglio dire che troppo spesso, quando si parla di diritto di famiglia, c'è la tentazione di giudicare le famiglie altrui. Però è necessaria una premessa. A mio avviso importante è una premessa, diciamo, di metodo. Non si può costringere nessuno ad amare, perché l'amore non tollera restrizioni o manipolazioni. Quando parliamo di affido, parliamo della società che cerca di risolvere un problema delle famiglie. No, 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 no. Qual è il problema delle famiglie? L'articolo 30 della Costituzione stabilisce che sono i genitori a doversi occupare dei bambini. Quando i genitori non sono capaci, se ne deve occupare lo Stato. E questo è il problema di cui lo Stato si deve far carico. Io ricordo un commento di Aldo Moro in ordine all'affido. Aldo Moro sottolineava che l'affido familiare, con l'affido familiare, non ci si appropria del bambino abbandonato facendolo proprio. Si vuole realizzare solo un servizio temporaneo. E questo è il primo aspetto della legge sull'affido. Perché è importante l'aspetto sulla legge sull'affido? Il primo presupposto è il fatto che la legge si occupa di sostituirsi per un breve lasso di tempo ai genitori. A quali genitori? Ai genitori che non sono capaci di istruire, mantenere e educare i propri figli. Questo è il primo aspetto. Ora cerchiamo di contestualizzare la legge. La legge è stata codificata nel 1983. In quel periodo i bambini non erano considerati come soggetti di diritto, erano considerati come oggetti di diritto. Che significa? Erano soggetti al potere, si chiamava potestà, dei genitori nei confronti dei figli. Ora, questa legge è stata modificata nel 2001. Fino al 2001, e parlo degli ultimi 30 anni, i bambini erano considerati totalmente incapaci. D'altronde, l'articolo 2 del nostro codice civile stabilisce che la capacità di agire si acquista al 18° anno di età. È ben vero che la riforma che ha portato alla considerazione dei bambini come soggetti capaci è una riforma che è nata 30 anni fa. È nata con la Convenzione dei diritti di fanciullo di New York del 1989. Perché mi riferisco a questo? Perché è recente la riforma che considera il bambino come soggetto di diritto e non come oggetto di diritto. La riforma sull'affido è una riforma datata.
È una riforma che è stata costruita, disegnata, immaginata più di 30 anni fa. Oggi la situazione è cambiata. Noi consideriamo i bambini per ciò che riescono a fare, cioè secondo le loro capacità. Mi riferisco per esempio alla disciplina del diritto all'ascolto del bambino che abbia compiuto 12 anni. Allora non è più un soggetto totalmente incapace, è un soggetto invece capace. Tanto che il nostro ordinamento prevede, in funzione della sua capacità, qual è la capacità di discernimento al compimento del 12° anno, di dover essere ascoltato in tutte le procedure e le questioni che lo riguardano. Questa norma è stata introdotta nell'ambito della legge sull'affido nel 2001. Ora, il diritto si basa sui fatti, prende spunto dai fatti. Io ho preso spunto da una relazione che riguardava la situazione dell'affido in Italia del 2010, per parlare di un fatto e vedere se la legge dell'83, modificata nel 2001, ha portato a delle conseguenze utili. Beh, questa legge, in punto di fatto, ha portato a una situazione in cui su 30.000 bambini affidati, la metà sono affidati a comunità e metà a famiglie. Questo è un dato importante. Disaggregando questo dato, escludendo gli affidi intrafamiliari, riscontriamo che su 3 bambini, 2 vengono affidati a comunità e 1 alle famiglie. Questo è un problema, perché ricordo a me stesso che la legge sull'affido prevede in via primaria l'affido a famiglie. Solo nel caso in cui ciò non sia possibile, allora prevede l'affido anche a comunità. Ma dai dati del 2010, non ho dati più recenti, risulta che i bambini, 2 su 3, vengono affidati a comunità. E questo evidentemente non è lo spirito con il quale la legge è stata codificata. Secondo aspetto, il tempo. La funzione di questa legge non è quella di togliere i bambini ai genitori, è quello di salvare i bambini da una situazione di difficoltà. E questa legge prevede che sia per un tempo determinato, che può essere di 2 anni e può essere prorogato. Dai dati del 2010 invece risulta che l'affido viene disposto per i primi 12 mesi per il 24% delle persone, dei bambini. Dai 12 ai 24 mesi del 19%, dai 24 mesi ai 48 mesi è del 22%, oltre i 48 mesi è del 26%. Quindi diciamo che lo spirito della legge, secondo la quale l'affido dovesse essere disposto in via temporanea, è tradito dai numeri, perché più della metà dei bambini vengono affidati per un tempo superiore o comunque che va dai 24 ai 48 mesi. E questo è un problema, perché, ripeto, lo spirito di questa legge non è togliere i bambini, è aiutare i genitori in difficoltà a istruire, mantenere e educare i bambini, per consentire poi il ritorno di questi bambini nelle famiglie di origine. Quindi noi abbiamo 2 problemi, che sono i problemi ispiratori anche della modifica del 2001. Il primo, mantenere, istruire ed educare i bambini affidati. Il secondo, sorvegliare e aiutare le famiglie d'origine, perché lo spirito di questa legge non è quello dell'adozione. Lo spirito della legge che riguarda l'affido è quello di sostituirsi per un breve lasso di tempo ai genitori in difficoltà, per poi consentire il rientro all'interno della famiglia d'origine dei bambini. Ora, consentitemi una brevissima digressione su questo aspetto. La riforma sulla filiazione del 2013 ha modificato a capovolto l'idea, il rapporto che c'era tra genitori e figli. Fino al 2013 il rapporto era disciplinato da un potere, la chiamavamo potestà dei genitori sui figli. Dal 2013 invece noi parliamo di responsabilità dei genitori e guarda un po' di diritti dei figli. Ora, quindi, negli ultimi 10 anni è recente la riforma. Quando prima ho parlato dei bambini soggetti di diritto è perché la prospettiva del legislatore è mutuata. È mutuata nel senso che non c'è più il potere d'imperio dei genitori sui figli, ma c'è una responsabilità dei genitori. Come si articola questa responsabilità? È un piacere o un dovere quello di istruire, mantenere ed educare i figli? Beh, consentitemi, è un dovere. È solo quando questo dovere, per difficoltà oggettive o soggettive, non può essere eseguito, allora interviene lo Stato aiutando la famiglia. Il punto nevralgico di questa situazione è il tempo e il modo
con cui questo processo di tutela del minore in ambito familiare viene attuato. Ho usato il termine minore nel senso del codice civile, ma dovremmo considerare il bambino, non il minore. Nelle disposizioni di diritto internazionale il termine minore non c'è. Minore significa che non ha qualcosa. Beh, secondo il nostro ordinamento non ha la capacità di agire, ma ha qualcos'altro. Nell'evoluzione della crescita del minore, noi sappiamo, per esempio, che a 6 anni il minore impara a conoscere la differenza tra il bene e il male. Inizia ad avere i primi stimoli di autonomia. Questo la legge lo prevede, A 12 anni inizia ad avere la capacità di discernimento, cioè in grado di scegliere tra più opzioni. E quindi va tenuto conto della sua crescita, anche per stabilire quello che viene definito il progetto di recupero, perché quando il minore viene affidato ad una famiglia o ad una comunità, è necessario stabilire qual è il progetto e i tempi di recupero. E questo è il punto fondamentale, perché, ripeto, ciò che contraddistingue questa legge è non la rescissione del rapporto con la famiglia di origine, è un sostegno che deve essere dato, che lo Stato si accolla nei confronti della famiglia di origine. Mi riallaccio a ciò che ho detto all'inizio, la famiglia è cambiata oggi. L'idea che fosse solo un diritto quello dei genitori nei confronti dei figli è cambiata. Oggi dovrebbe essere un dovere, e mi ricollego al rapporto affetto-dovere. Però vi segnalo che recentemente la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che se un genitore non si vuole occupare del figlio, questo dovere non è coercibile, cioè la legge non può imporre a un genitore di occuparsi dei figli. Può fare che cosa? Provvedere con un provvedimento ablativo, cioè sospendere la responsabilità genitoriale o addirittura togliergliela. E allora non è più, se questo dovere non è coercibile, è una scelta. È una scelta del genitore di volersi occupare o di non volersi occupare dei propri figli. Beh, così non è proprio così, ma la Cassazione recentemente lo ha detto in maniera chiara. In questo caso è lo Stato che deve sopperire. Perché ce lo dice l'articolo 30 della Costituzione, se un genitore non può farlo, lo Stato si accolla questa funzione. E accollandosi questa funzione si accolla un dovere che deve portare a termine. E lo può fare in maniere diverse attraverso questa legge. Però i numeri che vi ho evidenziato prima rappresentano una situazione diversa dalla ratio della stessa legge. Perché se la ratio della legge era quello di affidare i bambini alle famiglie, i numeri invece ci dicono che 2 volte su 3 i bambini vengono affidati a comunità. Ora, fuori dalle questioni di diritto puro, c'è un problema. Dobbiamo comprendere i bambini in questa situazione come vivono il cambiamento. Quando un bambino viene sottratto alla propria famiglia, volontariamente, quindi con l'assenso dei genitori, o non volontariamente, quindi con un provvedimento del Tribunale per i minorenni, subiscono un trauma. Che consiste nell'essere allontanati dai propri genitori e trovarsi di fronte ad altri soggetti che possono essere famiglie o comunità, quindi a nuovi modelli e a nuovi esempi. Allora, qui ci sono varie teorie, c'è la teoria degli esempi multipli, cioè i bambini considerano l'esempio della famiglia di origine e l'esempio della famiglia in cui vengono collocati, seppur temporaneamente. Ho usato volontariamente questo termine collocare, per segnalare una distorsione della nostra legge, l'articolo 403, che è ancora in vigore, che casualmente non è stato espunto dalla riforma del diritto di famiglia, usa questo termine quando ritiene di dover stabilire che un bambino deve essere collocato in un luogo sicuro quando ci sono dei problemi che riguardano la sua tutela. Ora, questa norma è stata codificata all'inizio del Novecento ed è ancora tuttora in vigore. Collocare è un termine che viene usato per le cose, non per le persone, però tutt'oggi è presente nel nostro codice civile, perché risente ancora di quella strana e nefanda idea che i bambini fossero degli oggetti e non dei soggetti di diritto a cui fare riferimento e a cui prestare tutela. È la stessa Costituzione che ci dice che lo Stato deve favorire attraverso gli istituti giuridici e tutelare il bambino all'interno della famiglia, all'interno della comunità. Allora i problemi sono diversi per quanto concerne l'affido dei bambini nelle famiglie. Primo, tutelare il bambino. Secondo, aiutare la famiglia. Perché se lo spirito della norma è quello di consentire il ritorno nella famiglia,
Non basta tutelare il bambino nel momento del bisogno affidandolo a una famiglia temporaneamente. È necessario che lo Stato si occupi anche della famiglia di origine e risolva il problema che ha generato questa difficoltà. Perché se non risolve anche il problema della famiglia, questa temporaneità che contraddistingue la legge sull'affido, in realtà non può funzionare. Perché non è più un affido temporaneo, ma è un affido senza tempo. Perché se non si risolve il problema della famiglia di origine, quel bambino nella famiglia di origine non farà più ritorno. Tant'è vero che noi abbiamo previsto con l'ultima riforma, secondo il principio della continuità affettiva, che il bambino rimanga o possa essere adottato dalla famiglia affidataria. Ciò è stato previsto perché? Perché se non si risolve il problema della famiglia di origine, è evidente che quel bambino che è stato collocato o posto affidato temporaneamente ad una famiglia si lega a questa famiglia perché non c'è un limite di tempo. Ritorno al problema principale, il programma di recupero. Il programma di recupero deve contenere un recupero del bambino e della famiglia di origine, altrimenti non si tratta più di un affido, ma si tratta di un'adozione, o comunque si tratta di un affidamento senza limiti di tempo. Cosa che accade, come abbiamo visto dai numeri, molto spesso. Perché è importante questa disciplina? Io ricordo ciò che è stato scritto prima della riforma del diritto di famiglia del 1972. Il bambino all'interno della famiglia sperimenta la sua vocazione sociale, che significa che noi formiamo i nuovi cittadini. È proprio lì. I modelli di riferimento li acquisisce all'interno della famiglia. Oggi assistiamo, inevitabilmente, ci piacciono, a delle famiglie disgregate, a delle famiglie dove il principio di autodeterminazione e i rapporti tra i coniugi, tra i conviventi, i rapporti di filiazione, sono lasciati al mero arbitrio. Al mero arbitrio. E quindi i bambini che succede? Che non hanno più punti di riferimento, esempi da seguire. Ci mancano le società intermedie. Mi riferisco ai centri di aggregazione, cioè ai punti di riferimento. Sono bambini spaesati. Allora, le difficoltà oggettive che riguardano la famiglia oggi sono tantissime. Lo Stato se ne può far carico attraverso questa legge, lo fa, però deve stabilire i tempi e le modalità, le tutele e soprattutto il recupero e i controlli, le verifiche. Sono previste verifiche semestrali, vengono eseguite nei confronti di chi e da quali soggetti. Perché è evidente che se non ci sono le risorse per eseguire le verifiche semestrali nei confronti di tutti i soggetti affidati, e quindi non solo nei confronti dei bambini, ma anche nei confronti delle famiglie di origine, il percorso immaginato dal legislatore troverà inevitabilmente delle difficoltà che non dipendono dalle persone, dipendono da situazioni oggettive che non possono portare alla risoluzione del problema. Secondo la legge, la risoluzione del problema è che il bambino, dopo questo periodo di affido, ritorni nella famiglia di origine. E quindi questo affido non rimanga perpetuo, ma sia soltanto temporaneo. Ora, questa legge oggi sicuramente ha la sua funzione, la svolge egregiamente, ma il problema è che da un punto di vista oggettivo è difficile riuscire a eseguire tutte queste verifiche nei confronti di numeri che, come sembra da questo rapporto del 2010, sono numeri importanti. Parliamo di 30.000 bambini, cioè 30.000 di situazioni da verificare con una certa costanza. Se ovviamente ritiene possa... Chiederemo di lasciarci poi una relazione, se sia possibile. Certo che posso lasciare una... Ci sono interventi? Allora, approfitto io. Cioè, lei ha parlato quindi innanzitutto di progetto. Quindi progetto che cosa significa? Di dover fare un programma per quel bambino e con chi? Poi... ci ha parlato appunto di controlli e verifiche, quindi proprio perché uno dei nostri obiettivi è anche individuare un sistema di controllo e anche sistemi sanzionatori nei confronti di chi poi viola le norme. Che cosa ci può, qual è il suo contributo in questo senso? Grazie. Allora, il programma inevitabilmente è previsto già.
Ora, l'articolazione di questo programma potrebbe essere definita maggiormente, cioè come deve essere sviluppato questo programma, sia nei confronti dei bambini, ma soprattutto, io insisto, nei confronti della famiglia di origine, cioè quali sono gli strumenti, le modalità per poter risolvere il problema che ha generato l'affido. Perché se non si risolve quel problema, quell'affido non sarà più temporaneo e quindi tradirà lo spirito stesso della legge. A quel punto non parliamo più di affido, parleremo inevitabilmente di adozione. I controlli possono essere eseguiti e le sanzioni possono essere erogate solo in funzione del fatto che questi controlli sia effettivamente possibile farli. Cioè vi siano le strutture attraverso i servizi sociali, per esempio, che consentano la possibilità di eseguire i controlli in tutte le direzioni. Perché la sanzione non può essere erogata se, per esempio, esiste soltanto una risorsa, un assistente sociale che deve verificare un certo numero di situazioni, è evidente che non possa eseguirlo in un determinato periodo di tempo. Quindi la legge può prevedere, e lo prevede, che vi siano le relazioni periodiche, ma poi se non vi sono i mezzi per poter eseguire queste relazioni periodiche, la legge può anche prevedere una sanzione, ma quella sanzione non risolverà comunque il problema. Anche quello dell'ascolto stesso del minore deve essere eseguito in tutte le situazioni, in tutte le questioni che lo riguardano. Stiamo parlando di minori che abbiano compiuto solo 12 anni. E questo la legge lo prevede come dovere da parte del magistrato e anche dell'assistente sociale di ascoltare il minore. Ascoltare non significa fare ciò che il minore vuole, ma prendere contezza di ciò di cui il minore ha bisogno in quel momento. Allora, rispondendo alla sua domanda, i controlli sì, ma ci devono essere le risorse. Il programma sì, ma deve essere delineato un programma che riguardi il minore da un lato, la famiglia di origine dall'altro. Riscontravo che alcuni dei problemi delle famiglie di origine in questo rapporto sono determinati da situazioni di difficoltà economiche, problemi di dipendenza di uno o di entrambi i genitori, problemi di relazione all'interno della famiglia. Solo il 7% di maltrattamenti in curia. Il 7%. Il 37% dei bambini è stato allontanato per inadeguatezza genitoriale, cioè genitori che non sono capaci di mantenere, istruire ed educare i propri figli. Allora il problema, siccome qua parliamo di un terzo dei provvedimenti di affido che viene determinato in funzione dell'inadeguatezza dei genitori, allora il problema, almeno per questa parte, potrebbe essere risolto aiutando i genitori a diventare adeguati, piuttosto che immaginare un bambino che debba essere prima affidato e poi adottato da un'altra famiglia, perché poi abbiamo visto che 2 volte su 3 non viene affidato ad una famiglia, ma viene affidato ad una comunità. Quindi il problema che deve risolvere questa legge non viene risolto da un punto di vista pratico. Prima di passare la parola all'onorevole Darrando, volevo chiedere, lei parla di modificare l'articolo 403 quando si dice collocatario, e quindi qual è il termine che lei avrebbe usato? Sicuramente non viene collocato un bambino. Un bambino, tra l'altro la norma dice collocato in un luogo sicuro. È importante questo, collocato in un luogo sicuro. Lo Stato si fa garante di quel luogo sicuro, quindi si fa garante del luogo in cui i bambini sottratti ai propri genitori devono stare bene. Allora non è collocato, viene accompagnato, si accompagnano i bambini, non si collocano i bambini, ma questo risente di una scelta nei confronti dei bambini dei primi del Novecento. È scappata questa norma, è rimasta così, codificata così, ed è rimasta nel nostro codice civile. Ma i bambini vanno accompagnati, vanno seguiti. L'amore non c'entra niente, l'ho detto all'inizio, non si può costringere nessuno ad amare. Ci sono sentenze dei giudici del Tribunale del Minorenni dove si dice: noi constatiamo che c'è affetto tra i genitori e i figli, ma questo non basta perché non rileva. Le norme che noi chiamiamo prescrittive, cioè quelle che riguardano i rapporti di filiazione tra genitori e figli, non sono norme d'amore, sono norme di comportamento. Mantenere, istruire ed educare non riguarda l'affetto, sono obblighi cui sono tenuti i genitori nei confronti dei figli. Non sono scelte, non è un piacere.
Quanto riguarda al luogo sicuro, nelle convenzioni internazionali non si parla di un luogo sicuro, si usano termini diversi, si usa il termine foyer, che significa casa, oppure milieu, che significa contesto. Noi usiamo questi termini invece, luogo sicuro, collochiamolo in un luogo sicuro. Erano quasi, ricordo un vecchio articolo del 319, dove il padre, quando il figlio non si comporta in una certa maniera, può portare un istituto di correzione. Era una vecchia idea del potere che hanno i genitori nei confronti dei propri figli, che erano considerati semplicemente degli incapaci. La questione del capacità e incapacità è importante. Noi sappiamo, è recente, io mi rendo conto, questa è una legge dell'83, ma la questione di distinguere le capacità e le incapacità è degli anni 2000. La legge sull'amministrazione di sostegno, che riconosce le capacità e quindi che si è affiancata agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, è del 2004. La legge sulla responsabilità genitoriale del 2013. Noi abbiamo riconosciuto le capacità dei soggetti incapaci, cioè abbiamo detto benissimo, non sono solo incapaci, hanno anche delle capacità e quindi dobbiamo valorizzare queste capacità, che siano bambini o che siano soggetti grandi ma non capaci di provvedere a se stessi. È un percorso che è recentissimo. Le leggi che riguardano i bambini, che tutelano i bambini, sono leggi che sono nate dal 1990 in poi. La Convenzione di diritti del fanciullo dell'89, il Children Act in Inghilterra del 90, in Brasile nello stesso anno. Quindi è un percorso giurisprudenziale legislativo che è nato negli anni 90, è ragionevolmente recente, stiamo parlando solo di 30 anni. La riforma del diritto di famiglia del 1975, prima del diritto di famiglia, la famiglia era disegnata su base patriarcale, cioè diseguaglianza addirittura tra i coniugi, immaginiamo nei confronti dei figli. Onorevole D'Arrando, prego. Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'audito, è stato molto chiaro. Effettivamente questo aspetto che lui ha sottolineato nel merito di quello che è stata l'evoluzione concettuale, giuridica, ma anche dal punto di vista psicologico, educativo e didattico, perché il concetto di bambino lo abbiamo visto anche nell'ambito educativo, come educare è cambiato, non è più come tanti anni fa che si pensava a un contenitore vuoto da riempire, ma bensì a un essere senziente con la capacità poi che acquisisce col tempo di discernimento e quanto altro. Io le faccio semplicemente una domanda perché noi stiamo trattando il tema del Forteto, tutto quello che lei ha detto, sostanzialmente tutto quello che abbiamo constatato nelle diverse audizioni, non è stato assolutamente tenuto in considerazione in quello che sono stati i procedimenti e le procedure adottate negli affidamenti al Forteto. Non è stato aiutato il bambino, non è stata aiutata la famiglia, e è vero anche che all'epoca, parliamo comunque inizialmente degli anni 70-80, ma questa pratica si è protratta anche negli anni in cui l'evoluzione c'è stata e ce lo ha raccontato, si è continuato nel procedere a sradicare i figli dalle famiglie di origine e con tutto quello che poi abbiamo potuto ascoltare. Le due domande sono: le risorse che lei ritiene siano improprie per far fronte a quello che la legge prevede sono sia in termini di assistenti sociali, per esempio, perché una delle altre criticità che abbiamo, che sono emerse anche durante l'emergenza pandemica, ma emergono anche dalle sue parole, è la carenza di risorse. Quindi immagino lei si riferisca a risorse di personale e quindi reputa necessario inserire nelle proposte di legge, che tra l'altro sono al momento in discussione alla Camera sulla questione affidi, che sia necessario implementare le risorse, se ritiene opportuno anche come dire, investire nella formazione degli operatori sia nell'ambito giudiziario, perché poi abbiamo anche la parte giuridica che ha fatto delle evoluzioni in relazione a quello che poi sono le evidenze che lei ha menzionato, e se ritiene che ci sia, cioè cosa ritiene che noi possiamo integrare nei testi o comunque di modifica nella legge, se ci sono degli aspetti che secondo lei devono esserci per tutelare il bambino. Queste sono, diciamo, le domande, poi diciamo che la sua relazione è, come dire, di quello che è il contesto giuridico e di quello che poi dovrebbe funzionare, come dovrebbe funzionare la legge, dal dire al fare. Come abbiamo potuto constatare, c'è di mezzo il mare, quindi speriamo di
riuscire a integrare e a modificare questa legge e a riformarla al fine di veramente tutelare i bambini e quindi dare seguito anche un po' a quello che è il suo auspicio, che condivido pienamente. Grazie mille. Grazie, rispondo alla sua domanda. Beh, con riferimento alle risorse non lo so, perché non ho dati di riferimento, né dei numeri attuali dei bambini posti affidati in comunità o nelle famiglie, né del numero degli assistenti sociali, quindi non sono in grado di dare una risposta precisa su questo. Diversamente sulla qualificazione di soggetti, questo è un problema importante che oggi ci poniamo a 360 gradi, non solo in termini di affido, ci poniamo anche, le faccio un esempio, con riferimento allo sport, se ne sta discutendo in questo momento, cioè a chi affido mio figlio anche quando si tratta di un'attività sportiva, a maggior ragione nell'ambito dell'affido di questa legge. Io non posso affidare a chiunque un bambino, posso affidare un bambino a chi ha una qualifica particolare, cioè chi è preparato ad accogliere, ad accudire e ad accompagnare questo bambino in un percorso traumatico. Quindi deve essere una persona qualificata, qualificata in questo percorso di accompagnamento, ovviamente se non si tratta di famiglie. In quel caso è la famiglia stessa che dovrebbe essere qualificata in quanto famiglia. Ma se non si tratta di famiglie, ma si tratta per esempio di comunità, dobbiamo avere gente qualificata che sappia come approcciarsi. L'affido significa aver fiducia, la fiducia significa reciprocità. I bambini che vengono sottratti alle famiglie non hanno fiducia, hanno sensi di colpa, hanno un trauma derivante dall'unica certezza che i bambini hanno nella vita. Piaget sostiene che i bambini si formino il loro sistema logico nei primi 6 anni di vita, quindi seguono l'esempio dei genitori, il modello. E quando vengono affidati hanno più modelli, hanno perso il primo modello perché vengono sottratti ai propri genitori e si trovano di fronte a nuovi modelli. Quali sono questi nuovi modelli? E come li elaboreranno? Useranno più modelli di vita? Perché poi replicheranno ciò che hanno vissuto nella famiglia di origine e nella famiglia nella quale vengono affidati temporaneamente. E questo percorso deve essere seguito da gente qualificata. È delicato. Quando si ha a che fare con un bambino, si ha a che fare con un soggetto fragile. E quindi non possiamo affidarlo a chiunque, dobbiamo affidarlo a gente preparata. Soprattutto che gli consenta di fare questo percorso di reinserimento nella propria famiglia. Quindi da un lato gente qualificata, sia nei confronti del bambino, ma anche nei confronti della famiglia di origine, altrimenti il sistema non funziona, altrimenti quel bambino è destinato a una situazione di permanenza nello stato di affidamento e poi giungere a una famiglia adottiva e quindi recedere il suo rapporto con la famiglia di origine. E questo è un percorso delicato che va gestito da persone qualificate, verificato con costanza, e eventualmente vanno poste delle sanzioni, ma devono essere sanzioni produttive, non afflittive. Devono essere sanzioni che portino però effettivamente alla tutela del bambino in quella fase, che è una fase delicatissima. È un bambino che difficilmente si affida. Affidarsi significa, ci deve essere reciprocità, quindi tra il soggetto al quale viene affidato il bambino deve intercorrere reciprocità, altrimenti non funziona. E quindi per esserci reciprocità abbiamo bisogno di gente qualificata. Spero di essere stato esauriente nella risposta. Ci sono altri interventi? Volevo l'unica proprio chiarimento, quindi rispetto alla sentenza di Cassazione ultima, che cosa viene chiarito? Ma sul rapporto di genitori figli viene detto che non si può obbligare nessuno a istruire, neanche un genitore, a istruire, mantenere ed educare il figlio. Non sembra andare Sembra andare indietro nel tempo, ma questo fa parte di un processo. La famiglia, lo dice la Corte Costituzionale, non è cristallizzata nell'ambito della Costituzione, cambia, è cambiata la famiglia, lo abbiamo visto tutti. Oggi non si parla più di diritto di famiglia, ma parliamo di diritto delle famiglie, perché abbiamo una serie di relazioni che non sono più cristallizzate all'interno della famiglia così come codificata nell'articolo 29, ma ci troviamo di fronte a una serie di situazioni che vengono per esempio contraddistinte da un fatto piuttosto che da un atto. Ricordo a me stesso che il matrimonio nasceva come un atto spontaneo,
ma aveva una funzione di natura pubblicistica. Cioè l'idea del legislatore era quello che nel matrimonio fossero formate le nuove generazioni, i nuovi cittadini. E questo ovviamente oggi è venuto meno perché constatiamo, prendiamo atto che la famiglia non è l'unico centro degli affetti delle persone. Oggi abbiamo più famiglie. Abbiamo le famiglie di fatto, abbiamo le unioni civili, abbiamo la famiglia di quell'articolo 29 e abbiamo anche più famiglie, quindi soggetti che hanno più matrimoni, più situazioni di fatto, che hanno rilevanza per il diritto. Ricordo a me stesso, ricordo a tutti quanti, che la questione delle nuove relazioni ha un'incidenza, ha una rilevanza giuridica importante, perché noi abbiamo un codice che immaginava una sola famiglia. Oggi di fatto una persona può porre in essere più rapporti di natura familiare, ma il nostro codice non immaginava e non immagina ancora oggi, ancorché vi siano delle leggi speciali, mi riferisco alla legge sulle unioni civili, più famiglie, cosa che invece accade sempre più negli ultimi tempi, cioè che un soggetto abbia i figli all'interno di una prima famiglia, dopodiché, siccome i tempi di separazione e divorzio si sono accorciati, è probabile, possibile, lo abbiamo verificato, che costruisca più famiglie. E quindi è necessario prevedere quali rapporti regolano la prima famiglia con la seconda famiglia, e l'incidenza degli uni e l'incidenza degli altri. Segnalo a questa commissione una delle ultime sentenze che si è occupata dell'assegno di divorzio, dove gli stessi giudici, quando parlano di famiglia, si riferiscono a persone singole. Era la prima volta che accadeva. Prima di questa sentenza, del 2017, si parlava di coniugi, di rapporto familiare. Si riconosceva nella famiglia, la famiglia, la Costituzione dice che deve essere tutelata e garantita. Perché? Perché non è un fatto privato. La famiglia ha una funzione di natura pubblicistica. La comunità, noi, teniamo a questa famiglia perché svolge una funzione. Non a caso la Costituzione dice che quando non possono svolgere i genitori, la comunità se ne fa carico. Solo in quel caso. Perciò la tutela la garantisce. E in questo caso, nel caso dell'affido, deve tutelare la famiglia in difficoltà. Perché se tutela la famiglia in difficoltà, tutela anche il bambino, consentendogli il rientro. Altrimenti il principio ispiratore della legge sull'affido viene tradito da una situazione di fatto che diverge dalla situazione di diritto. Ci sono altri interventi? Allora chiudo la seduta, ringrazio il professore e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Grazie Presidente.